tornato una nuova top. È tornato lo spettacolo. Bella ragazzuoli, siamo sul canale di Arway. Oggi siamo con un nuovo video. Questa volta non siamo con le rimonte più belle della storia del calcio, ma con le rovesciate, con i gesti tecnici e atletici più incredibili della storia. Se arriviamo a 400 like in questo video, vi porterò i gol più belli della storia del calcio. Quindi ragazzuoli, cosa aspettate? Lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete vedere altri video del genere. Mi ha fatto veramente molto piacere vedere il vostro supporto nel video delle rimonte. Proponetemi qui sotto nei commenti altre top magari da fare oltre ai gol, e soprattutto quali fra queste rovesciate ti è piaciuta di più. Non perdiamoci in chiacchiere, perché questi gol sono da oh my fucking gosh. Al decimo posto, ragazzuoli, Gonzalo Higuaín, Napoli Frosinone. Siamo all'ultima giornata del campionato 2015-2016. Higuaín ha fatto una doppietta e raggiunge quindi il record di Nordahl di gol in un solo campionato, ben 35. Ma decise, sul passaggio di Mertens, di stoppare la palla e fare una rovesciata pazzesca. Il suo 36esimo gol. Battuti tutti i record, Higuaín è il miglior realizzatore di gol in una sola Serie A in un anno, e fa ben 36 gol da film. Nessuno come lui! È impossibile così! Ma questo è un film! Al nono posto, agli ottavi di Coppa Italia, Inter Bologna, il gol di Jesu Murillo, difensore colombiano, è praticamente il gol più recente di questa top. Un qualcosa di incredibile, soprattutto perché un difensore che non è portato per fare questi tipi di rovesciata, anche se non sarà l'unico della top, riesce a metterla all'angolino dal cross di João Mario. Perfetto, un'esecuzione bellissima anche da vedere e da rivedere più volte. Gol stupendo, tutto perfetto, scelta di tempo, acrobazia. I'm coming closer. All'ottavo posto, non poteva mancare ovviamente lui in questa classifica. Non sto parlando di Osvaldo, ma sto parlando di Piniglia, che in Atalanta Torino nel 2015, su cross perfetto, decide con le sue ali tatuate sul collo, che secondo lui danno tanta la spinta per volare in alto e raggiungere, fare acrobazie incredibili con il quale ci ha abituato, fa un gol pazzesco, perché la mette anche lui nell'angolino con portiere battuto fermo. Si può solo applaudire per l'attaccante cileno Mauricio Piniglia. In settima posizione abbiamo Philippe Metzès. Forse molti se lo aspettavano di vederlo più avanti. Vi può far capire quanti gol belli ci sono da qui alla posizione numero uno. Infatti il difensore del Milan, al limite dell'area con l'Anderlecht, questo è il primo gol da fuori area di questa top. La mette con una parabola incredibile. Giocatori veramente increduli, non sa nemmeno lui come ha fatto. Siamo nel 2012, siamo nei gironi di Champions League, e guardate cosa combina Philippe Metzès. Nella sesta posizione abbiamo lui, Wayne Rooney, il miglior gol della Premier League 2011, una rovesciata pazzesca, poi realizzato a maggior ragione in un derby contro il Manchester City, sul risultato di 1-1, cross di Nani e rovesciata pazzesca, Hart e company fermi. Quinta posizione, il mago brasiliano Ronaldinho con il Villarreal, fa qualcosa di incredibile, soprattutto per il gesto che è stato bellissimo da vedere. Controllo di petto e rovesciata pazzesca, palla che va sopra la testa del portiere, non può niente. Ronaldinho fa capire ancora con questo gesto uno dei suoi gol più belli della sua stagione. Do you ever feel like breaking down? Al quarto posto abbiamo Marco Van Basten, il grandissimo talento dell'Ajax, che poi è andato a incrementare la sua potenzialità nel Milan. Ha realizzato contro il Den Bosch una rovesciata perfetta, soprattutto perché il gesto è incredibile, il cross è qualcosa di veramente pennellato al millimetro, ma lui la mette perfettamente all'incrocio dei pali. Terza posizione, siamo nel podio, siamo nelle edizioni più alte, siamo dove le rovesciate sono diventate quelle che hanno scritto la storia in tutti i sensi. Jorkaeff, il DJ interista come alcuni lo chiamano, che mette nella partita contro la Roma una rovesciata da posizione impossibile, defilatissimo, quasi sulla linea di fondo, e riesce a trafiggere il portiere. Una traiettoria che solo un pazzo poteva pensare a poterla realizzare. In seconda posizione abbiamo il grandissimo Bressan, dimenticato da tutti ma diventato famoso molto probabilmente solo per questo gol nella stagione 99-2000. Siamo nei gironi di Champions League, la partita finisce 3-3, ma Bressan, con una palla che gli capita lì per caso, rovescia il tutto e la mette incrociato sul palo opposto. Una rovesciata pazzesca anche questa, veramente io non ho parole. Già a immaginare un gesto del genere bisognava essere folli, se la sparava chissà dove, perché se quella palla non entrava era veramente una brutta figura. Ma lui la mette laggiù dove non batte il sole. No!
E al primo posto, sì, al primo posto c'è Zlatan Ibrahimovic, non poteva mancare il dio del calcio. Svezia-Inghilterra, 15 novembre 2012. Ibrahimovic viene servito dal lancio lungo, inarrivabile, però la palla ha una strana parabola. Arta la spazza di testa, i difensori non riescono a prendere Ibra, fan una cosa incredibile, praticamente la mette di rovesciata con una coordinazione, la prende la palla in cielo e la spedisce con una parabola incredibile, angolata in pallonetto da 30 metri in porta. Un gol pazzesco, dio del calcio. Che vi devo dire? Spero questa top vi sia piaciuta. Ovviamente il King Ibra non poteva che stare al primo posto, quindi mi raccomando, metti like e iscriviti al canale. Porca puttana, ho messo pure Ibra al primo posto. Cazzo guardi, cazzo guardi. Welcome to my life.